Ed è ancora la vita, se la maledizione è eterna, ma la maledizione in quanto vita e l'eternità in quanto incapacità di morire, che ancora non ne vuole, dopo 2000 anni, ancora non ne vuole sapere di morire. Ed è ancora la vita, se la maledizione è eterna. E maledizione in quanto incapacità di poter vedere una diversa qualità. Ma non accetto, non accetto, non mi piegherò. Ma non sto neanche parlando di me. Sto parlando della vita furente, o nolente, o morente. Ed è ancora la vita, anche tutto questo sciabordare di nullità intese come annullate e anche intese come le menti sono intese. È ancora la vita. In tutti questi anni di inconcepibili introiti che hanno edificato i palazzi e il mestiere del soldato, palazzi del 700, del 70, del 1700 dopo o avanti Cristo, del 1970 avanti Cristo, i palazzi in vetro e ferro e acciaio, i palazzi in ferro e acciaio, i palazzi in acciaio e vetro del 1970 avanti Cristo. Del 1970 avanti Cristo, in tutto questo tempo, tutto ciò non ha potuto, tutto il declinare, tutta l'entropia della bellezza con l'energia che si conserva, ma che diventa sempre meno utilizzabile, sempre meno utilizzabile. In tutto questo tempo, questo fenomeno inevitabile non ha potuto mutare la qualità, ha potuto far dire che forse è migliorata la qualità della vita, lasciandola immutata, ha potuto ridurre la quantità, estremizzandola, e col fatto che la ripetizione, col fatto che le ripetizioni annullino, ha potuto fare tutto ciò senza che sia possibile tacciare l'orrore, di orrore, il campo di Terezin, quello di Dachau, il campo di Dachau e i villaggi Vacanza, che sono così simili tra loro, sono tutti abitabilissimi. Ogni sistema è abitabile, ogni demagogia rimanda, ogni demagogia è ogni altra demagogia. In questo modo non si può negare il fascino di un così facile modello di vita. Il fascino ineliminabile e inenarrabile del genocidio culturale che ha già ucciso tutti e ci tiene ad uccidere anche quelli che fingono o ingenui pensano di essere ancora rimasti in vita, in una vita loro, e invece essendo state permesse alcune cose, non sono permesse che quelle cose, e dunque quelle certe cose che sono state permesse, bisogna farle. E se bisogna farle, non bisogna fare tutto il resto. E la crudeltà inenarrabile, che reintegra e reitera se stessa, fa sì che la crudeltà del sistema divenga amabile. Il sistema e la propria casa, edificata a somiglianza del campo di Dachau, divenga estremamente, o anzi, estremamente abitabile, anzi, la più abitabile di tutte. Ed è ancora la vita, se la maledizione è eterna, eterna e inenarrabile. La maledizione è eterna, però, ma come la felicità di due amanti che non si raggiungono mai, nell'avvicinarsi costantemente all'infinito sentono crescere costantemente la loro felicità, e cioè la maledizione lavora sul lungo periodo e si fianca, intanto però basta il brevissimo istante di una ventina d'anni perché questa stessa maledizione, che a nome M maiuscolo maledizione,
possa trasformare il volto delle città che erano rimaste uguali per i secoli, o anche quello delle campagne, e lavori al fianco ogni concetto di santità. Ed è ancora la vita, con i palazzi sovietici che affiancano quelli in ferro vetro e quelli in ferro vetro che affiancano i ruderi del 600, restaurati con un'indecenza fuori dal comune, e i segni che restano a significare soltanto il ricordo di se stessi, mentre prima significavano solo la propria assenza. Adesso non c'è che il ricordo dell'assenza. La maledizione è compiuta. Non ci si può più perdere. Non ci si può più perdere.